Carlo. E ci vuole un bel applauso, perché questo ragazzo è siciliano e ha portato la Sicilia ai massimi livelli internazionali e ce lo sta dimostrando. Una musica di sottofondo per accoglierlo, la bellezza di questo cavallo, ma soprattutto la maestria di un grandissimo preparatore ed addestratore, nonostante la giovane età, nonostante questa strada in salita, lui in paso espagnol, 100 metri in paso espagnol. Questa è classe, questa è cultura, questa è grande preparazione tecnica. Dinanzi a voi, Gino Giuseppe Castellana. E che meraviglia, meraviglioso Piaf, le arie dell'alta scuola dalla Sicilia, le grandi contaminazioni storiche per giungere ad una buona equitazione. Perfetto l'assetto, perché andremo a valutare tanti aspetti di quelli che saranno i binomi a transitare nei due giri più la sfilata finale della parata per i festeggiamenti di San Placido, per la parata nelle vie storiche di Castel di Lucio. E ancora gli applausi per Gino Giuseppe Castellana, l'alfiere, il tecnico del centro ippico Don Carlo. L'associazione hanno dato quest'anno un impulso in più alla tecnica. I giurati si dovranno esprimere in questa decima edizione nel premio Armonia e un premio alle bardature. Abbiamo già dinanzi a noi, attendiamo il numero, visto che il primo non ci è stato ancora comunicato. Numero 1, Camillo, Salvatore Camillo Testa, no, colore blu. Era il primo, allora Giuseppe Lutri con Dorina, l'ispano-araba Dorina. Glielo facciamo un bel applauso a Dorina. Dorina e Giuseppe Lutri ad inaugurare la decima edizione della parata dei cavalli a Castel di Lucio. Tanto un saluto a Salvatore Macri, che sta realizzando un importante reportage cinefotografico, grazie al dottor Macri, e vedrete le immagini della parata per quanto concerne la borsa di studio al cavaliere, un cavaliere juniores che riceverà un importante premio voluto da Equiturist a ricordare Giuseppe Mastro Giovanni. E sta arrivando il cavaliere numero 2 in questa sfilata, e Placido con lo spagnolo, con l'andaluso, con il PR e Sasha, e ancora questo magnifico, davvero scultoreo grigio. Ti vuoi rilassare, Placido? Non sei al tuo matrimonio, ormai è fatta, sei su uno splendido cavallo, sei con Sasha, e questo è il divertimento di transitare per le vie della propria città. Primo dei due giri, ai signori giudici anche la valutazione delle bardature e vestizione dei cavalieri. Grazie a Placido, e proseguiamo con Livorio Sorti, cavalli e ora Livorio Sortino ha ricevuto tantissimi applausi, un'ottima preparazione ci regala, tre tempi di Piaf, bravo Livorio. E Peter, il roano Peter, ancora una volta andaluso, una pura spagnola. Omaggio al maestro Bautista. Siamo solo al primo giro, vi è tanta emozione per questa decima edizione. Siamo giunti, ve lo dico, a 69 binomi iscritti a questa edizione. E i ritmi caldi dell'Andalusia per presentarvi Selene, ed ancora un cavallo della Tierra del Sol dell'Andalusia.
Le valutazioni, vi ricordo, sono ben 4. L'assetto e tecnica del cavaliere, le valutazioni di insieme per ogni binomio, armonia e tecnica equestre, e poi le valutazioni su vestizione del cavallo e vestizione del cavaliere. Ancora un grigio ispanico, ancora una PRE, una pura raga spagnola per Giuseppe Sciortino. Facciamogli un applauso perché sono emozionatissimi questi cavalieri. Intanto colgo l'occasione per ringraziare il dottore veterinario che ha visionato tutti e 69 i binomi che prenderanno parte a questa edizione, la 10ª storica edizione della Sfilata dei Cavalli in onore dei festeggiamenti e con il patrocinio del Comitato Festeggiamenti di San Placido. Grazie, grazie a Giuseppe. E ancora un PRE in arrivo. Antonella Oreste, con Antonella, con Brisa del Canto, e qui vedo i signori giudici fare dei con Santiago, il cavallo montato, ancora un giovane cavaliere a presentarci la bellezza di nobili esseri viventi, destrieri importanti, meravigliosa preparazione per questo cavallo Santiago, un andaluso montato, e glielo facciamo un applauso da Francesco Ciopalo. Nebrilità non è semplice, tanto pubblico per questa sfilata a cavallo. Tanto è giunto il messaggio del maestro Roberto Bruno che vuol portare i suoi saluti tramite un messaggio WhatsApp a tutti gli amici di Castel di Lucio. E dopo Francesco Ciopalo, la volta di Francesco Campo. Statura imponente per l'andalusa Adriana, e Francesco Campo a salutare i signori giurati Angelo Beretta, Nino Salerno e lo spagnolo Antonio Bautista. Grazie a Francesco Campo, ottavo binomio per quanto concerne la categoria Open. Vi ricordo, sono 3 nella categoria superiore i concorrenti iscritti con loro. Arrivo Francesco Cicero. È a tempo di musica. Francesco, passaggio velocissimo, ha dato davvero poco tempo ai signori giurati di poter ammirare. Ieri sera cavalcato e montato magnificamente da Carmelo Lo Cicero, e questa sera dal suo proprietario, uno degli alfieri dell'Equitourist Club di Castel di Lucio, è l'amico Giuseppe Mavara, in paso espagnol. Le Frisian Horns, il cavallo olandese William, una magnifica preparazione per Mammara, componente dell'Equitourist Club Giuseppe. Questo primo passaggio per Giuseppe, oggi non ha pranzato, ve lo dico dall'emozione. Il concorrente numero 10 per la 10ª edizione, Giuseppe Mammara William. Intanto i signori giurati lo invitano a chiudere la camicia. Eleganza a Giuseppe Mammara. Nel centro storico di Castel di Lucio è arrivata Ilenia Michela di Fede con Isabel. E tanti applausi per Ilenia Michela e Fanny, per il giovanissimo Benedetto Cannata. E qui Nunziella
con l'andalusa Ruana Carola. Carola Campo, che bel sorriso, Carola, bravissima! E che bel cavallo, che meraviglia! Antonino, citati allora un altro cavallo della Sicilia, autoctono della Sicilia, un PSO, il puro sangue, lo sta dimostrando. Puro sangue orientale Cora per Antonino Citati. Ora abbiamo capito il metro e arriviamo a Michele Presti con un altro puro sangue orientale per Mister Presti Rocky. Che un altro giovane cavaliere non si è la riva. Maria Grazia Pinto con l'indigena Sapira. E data 25. Allora torniamo indietro perché Maria Grazia Pinto, eccola, sta arrivando. 26. E Filippo Pinto ora con magnifico lo spagnolo Fragile e Filippo Pinto, passaggio davvero d'eccellenza per a Verona, Filadelfio, Delfio lo Cicero. E bravissimo questo saluto con mamma alle sue spalle. Delfio, un bel sorriso per tutte le tue amiche, ieri sera mi sei mancato, un bel applauso a Delfio lo Cicero. E allora passiamo subito alla categoria superiori professionisti, perché è arrivato papà, ieri sera protagonista di un grande esperimento davvero incredibilmente ben riuscito, è il numero 3 professionisti con Barbara, l'andalusa Barbara, il maestro Carmelo lo Cicero. E ci regala il PIAF dinanzi ai signori giurati Angelo Beretta, Nino Salerno e il maestro spagnolo Antonio Bautista. E questa è la classe che ieri sera ha dimostrato e arricchito il gala organizzato in collaborazione con il centro ippico Don Carlo a Castel di Lucio, il gala della città di Castel di Lucio voluto dall'amministrazione comunale e che ha visto appunto protagonista Carmelo lo Cicero. E qui si spendono parole e apprezzamenti per questo primo passaggio con Barbara di Carmelo lo Cicero. E i signori giurati ringraziano uno dei componenti della categoria superiore, categoria professionisti, coloro che operano professionalmente nella promozione dello 50 ora dinanzi al pubblico e ai signori giurati. Filadelfio Calabrese con l'andalusa Galbosa. E l'applauso a Filadelfio. Si è posizionato Nino Salerno sino a quella luce. Si è messo proprio in controluce e non si riesce a vedere bene, tra l'altro il banto del cavallo Baio non permetteva bene la visione. E ora a favore dei signori giurati. Ho sempre fatto un piccolo appunto, non me ne voglia nessuno. E le parole di Nino Salerno quando sta transitando Delfio Carrino, binomio numero 51 per Delfio Carrino e Iso Nero. Attentissimo il maestro Antonio Bautista, una expertise d'eccellenza per questa sfilata. Antonio
E ringraziamo allora anche il 31, arriva il numero 31 dalla nostra star list. Buonasera Giampiero Siracusa con Amapolla. Buonasera Giampiero, tranquillissimo, bravo bravo bravo, serio nel condurre, regalarci tempi di Piaf e di Passage. Giampiero Siracusa che ora si porta all'interno per Francesca Giordano, primo passaggio. Un'altra Amazzoni che ci sorride, glielo facciamo un bel applauso a questi cavalieri ed Amazzoni in questo caso. Bravissima, bravissima. Ha salutato anche i nostri signori giurati. I signori giurati hanno detto con i capelli potevi, facciamo il frisè anche alla criniera di Hina. È arrivata anche un'altra Amazzone. Andiamo a presentarla, è Anna, Anna Di Marco con Livia e per Antonio, Antonio Bautista, un cavallo italiano della Sicilia, un cavallo della produzione autoctona dell'Oe, Livia con Anna Di Marco. E brava, brava Livia. E intanto arriva, attenzione, un altro passaggio tra i professionisti. Sta per arrivare Memphis, l'andaluso Memphis, con il protagonista della categoria superiore, Salvatore Camillo Testa. Buonasera, buonasera a questo abile provetto cavaliere. E bellissima presentazione per Camillo Testa. Ed è andato in balancé, e non è semplice balancé su un fondo in a presentarvi Pegaso, Pegaso con Pierpaolo Antonio Adamo. Numero 34, l'inno di Spagna per questa presentazione richiesto da Pierpaolo Antonio Adamo in onore e forse anche per coinvolgere maggiormente il maestro Antonio Bautista. La contaminazione spagnola qui in Sicilia si è fatta sentire, ma cavalli, cavalli siciliani splendidi si stanno contendendo i titoli anche con quelli nati proprio nella penisola iberica. A salutare i signori giurati, bravissimo, bravissimo questo saluto per Pierpaolo Antonio Adamo. Son de Antonio Bautista con l'inno nazionale di Spagna. E da Pierpaolo andiamo a presentarvi Giuseppe Torcini. E questo è ancora il primo dei due giri più il giro finale per le premiazioni per la parata in onore di San Placido organizzato dall'Equiturist Club. Buonasera Giuseppe Torcibia e Carlotta, la grigia Carlotta, Giuseppe Torcibia. Grazie. E ora si va a prendere l'incitamento degli amici. Castagno Gabbiota per Sebastiano Rampulla, il tipica della Sicilia, questa è la bardatura tradizionale. Questa è la nostra storia, ai più piccoli, ai bambini e ai giovani, fategli un applauso, questi sono i nostri nonni. Questa è giurati anche Alessandro Giacomo Buttaccio Tardio con l'andaluso Rocky.
bellissimo il passaggio. Giovanissimo, Nunziella Mastro Giovanni. Oddio che meraviglia, forse il più giovane sino a questo momento. Che bellezza, Giuseppe. Me lo fai un sorriso a Nunziella? Quanti anni ha? 2 anni. 2 anni. Per Giuseppe Saporito. Concentrato Angelo Beretta. Ed arriva intanto il numero 49 Vito alla segreteria punti. Ed è Giuseppe Pellegrino. Giuseppe con Dottora. Magnifico passaggio. Il passaggio stupendo per Dottora e Giuseppe Pellegrino. Angelo Turresi con un programma dal nome di questo cavallo. Bailante Angelo Turresi. E la fierezza di Angelo, è la fierezza nel condurre Bailante, l'andaluso Bailante. La monta classica per Angelo Turresi. E ancora una bardatura tradizionale e i morbidi velluti per la festa, per entrare nelle feste padronali e patronali per Paolo Barca. Bravo Paolo con l'indigena Luna. Vediamo un sorriso. Paolo Barca. E allora da Paolo Barca con l'indigena Luna al cugino dalla città in Britannia di epoca romana a prendere il nome questo Frisian Horse Avalon, tra mitologia e leggenda, per denominare uno splendido Frisian Horse dal rigoroso Mantello Morello. Ed è Avalon insieme al numero 33 Paolo Barca, che si chida al pubblico di Castel di Lucio. E non era semplice sull'asfalto. Paolo Barca. Poi chiedo a Nino Salerno, il sottoserra molto particolare, ha una coglie, trae una storia nella cultura, nella tradizione storica siciliana. Dopo allora vi lascio valutare, non si vogliono esprimere pubblicamente i signori giurati. Intanto ci ha raggiunto Gino Giuseppe Castellana del centro ippico Don Carlo, che ci onora della sua presenza. Grazie. E ci va anche da traduttore per il giudice Antonio Bautista. E a condurre presso il palco giuria i binomi. Ringraziamo tutti i membri, da Vito a Calogero, a Placido, l'altro Placido, alcuni dei membri di Equitourist Club che collaborano con il presidente Giuseppe Nobile alla riuscita di queste 2 serate dedicate all'equitazione. Passaggio e splendido cavallo per Ilenia Camarata ed Embra. Tradizionale. E i suoni della festa giungono, gli echi della festa a Castel di Lucio. Bravissima Martina. I cavalli con la bardatura a festa, che magnificenza, che colori. Davvero è storia unica per la Sicilia. E questi sono i nostri cavalli indigena siciliana. Diamo un apprezzamento anche al copricapo dell'accompagnatore. Grazie Giuseppe, grazie a Federica. E Gabriele è un giovane binomio e quindi potrebbe accedere al premio borsa di studio Mastro Giovanni. Allora
qui abbiamo dei caratteri morfologici che ci ricordano davvero quella che è la bellezza della Sicilia. Nino, Nino Salerno. Proprio su questa 47, e allora ancora un soggetto indigeno siciliano, è la Pippo Venusia, quinta nelle tappe, nelle finali del campionato regionale. Io a nazionale, io glielo chiedo, Greta, ci vediamo a Narni. Oh, che bel saluto, bella e corretta questa presentazione. E qui il sangue nelle vene della storia della Sicilia, un soggetto indigeno siciliano, razza autoctona, che, come diceva il tecnico federale Nino Salerno, sta avendo il riconoscimento. Grazie a Greta Cicero e a tutti gli amici di Gangi con Venusia. Greta, Mauro Pio Colantoni con Luna, un altro giovanissimo. Allora proseguiamo e salutiamo il nostro Mauro Pio Colantoni. Allora arriva uno dei vincitori a cui è stata assegnata la borsa di studio a interpretare l'indigena Bella, e qui Nino Salerno, a cui batte forte il cuore per i cavalli autoctoni siciliani. E qui è un altro esempio di bella morfologia per quanto concerne la razza indigena siciliana, a salutare molto bene, bellissima l'interpretazione di Carmelo Nicolosi, già vincitore della borsa di studio del premio Mastro Giovanni. E a salutare i signori giurati Angelo Beretta, Antonio Bautista e Nino Salerno. Rocca Stellara che vorrebbe sfilare Rorò, questo artista che ha visto e sentito gli applausi del pubblico del Galà d'Oro di Fiera Cavalli Verona. Vi ricordo l'appuntamento quest'anno dal 7 al 10 di novembre. E il buonasera, l'applauso è per Angela Nicolosi. Primo giro per i signori giurati, prossimo giro le valutazioni. Vediamo il numero 14, Marco Cascio e Nino, ancora cavalli indigeni siciliani, Pasqualina. Bardatura, vestizione, cavallo, tutto della tipicità siciliana, staffe che venivano forgiate a mano dai fabbri, i morsi, e qui un morso della tradizione. Rivedremo Marco nel secondo giro. Applauso anche al vostro lavoro sul territorio ormai decennale per la selezione dei cavalli indigeni. Come si può immaginare, e devo dire che questa cavalla, lo dico a modo di esempio e non per penalizzare nessuno, è spaventosa. Grazie. E allora ci siamo soffermati molto su Angelo Giuseppe, che è stata bellissima presentazione. Sandro Giunta. Buonasera Sandro, e guardate che bella presentazione, numero 23, Sandro Giunta e Perla, e primo giro davvero fiera questa bella presentazione. Il BIAF ora in passaggio per Perla e Sandro Giunta, e siamo a chiamare il numero 24. Ed è ancora un cavallo spagnolo, il Baschile Speranza. Il buonasera a Giacomo Pampana Cicchi.
signori giudici a valutare il soggetto e il binomio, valutazione anche d'insieme per questo primo giro. Serissimo, serissimo. Ora, dopo i signori giudici, il sorriso per gli amici di Castel di Luggio. Giacomo, grazie, allora, grazie. Ed è il primo giro, la salita verso il cuore, verso il castello per Giacomo Fratello. Qui cuore di papà che batte forte, perché sta per arrivare una splendida amazzone. Anche lei ieri sera nella gala, nel gala città di Castel di Luggio. Una portoghese, la Lusitana Berlin per Rossella Sanfratello, che si fa accompagnare dal tecnico istruttore Francesco Ciccio, Ciccio di Francesco. E che meraviglia, rosa scarlatta, il colore dell'amore per Rossella Sanfratello, che tra l'altro per gli amici che c'erano ieri sera, tu Nino ti sei perso la promessa d'amore di Ciccio, Ciccio Di Martino a Rossella davanti a 4.000 persone, Ciccio al matrimonio, non male come promessa d'amore. E abbiamo il numero 16 ora con Giuseppe Daino. Ma che meraviglia Rossella, ieri sera tantissimi gli applausi per questo binomio in dressage ieri sera, e questa sera una delle protagoniste della categoria superiore, della categoria esperti e professionisti, anche se è la terza volta che si esibisce davanti al pubblico. Grazie, grazie a Rossella Sanfratello. Numero 16, Giuseppe Daino. Ed è ancora un cavallo siciliano, è lui, giovane cavaliere. E tra l'altro qui, non so perché, ma me lo aspettavo, Lino Salerno, grazie. Uno dei soggetti iscritti al registro anagrafico, il registro anagrafico di Lucio ieri sera, che si sono fermati tantissimi gli ospiti stranieri. Abbiamo conosciuto famiglie, due famiglie giunti dall'Oklahoma qui a Castel di Luccio per l'importanza del galà organizzato dal centro ippico Don Carlo. Quando abbiamo dinanzi ai signori giurati la nostra Deborah D'Agostino, ed un nome che evoca già bellezza, Hermosa. Grazie Deborah, e ti regala un bel sorriso. Intanto abbiamo il numero, che non lo leggiamo per cortesia, 3-0. Ho colto una mano a Roma Costellana. Giuseppe Saita, scusami Giuseppe. Indigena siciliana Letizia per Giuseppe Saitta. Tanta emozione, Giuseppe deve contenere, mi sembra l'irruenza di Letizia. E allora vai verso il castello, verso la piazza di Castel di Luccio, Giuseppe Saitta. A salutare i signori del pubblico e ringraziamo allora dato poi quell'occasione doveroso, grazie brigadiere, di salutare le forze dell'ordine, tutta la stazione di Castel di Luccio dell'Arma dei Carabinieri, così come la Polizia Municipale. Ci
fine foto operatore per andare nel mondo con i video filmati e le foto del maestro Salvatore Macri, che ieri sera già ci ha regalato immagini importanti del Gran Galà Città di Castel di Lucio, organizzato in collaborazione con il centro ifico Don Carlo, con Gino Giuseppe Castellana, con il Funambolico, Rocca Castellana e